profumi che voi sentirete non è un gusto indotto. Faccio un esempio, se io faccio una mortadella, il gusto non è naturale della mortadella, sono spezie che io vado a mettere all'interno. In questo caso qua io ho messo solo del sale, le muffe che abbiamo nella cantina, se poi una volta verrete a farle, annuserete, le muffe creano il prodotto, è il territorio che fa la differenza. Non ha tradito alcuna aspettativa l'appuntamento enogastronomico dal titolo La Via Emilia, la cena organizzata dal ristorante Campelli di Albosaggia per la serata dello scorso venerdì 13 maggio. Un connubio perfettamente riuscito e genuinamente raffinato fra arte norcina dell'Emilia e vini di Valtellina. A dirigere la serata, lungo un percorso articolato fra eccellenze della tradizione emiliana, non solo norcina, quali culatello di zibello, salame gentile, pancetta, spalla cotta e strolghino, un salame giovane tipico della bassa parmense, ma anche tortelli alle erbette e gnocco fritto, la passione e la professionalità di Enrico Bergonzi, chef patron del ristorante Al Vedel e del Podere Cadassa, vero paradiso dell'alta salumeria nella Food Valley parmense. Ad impreziosire le portate, le note, a tratti vivamente floreali e a tratti più decise, di due vini, fiori all'occhiello della cantina del Campelli, lo spumante metodo classico di casa Triacca e il rosso Cormelò di Rivetti e Lauro, terrazza eretica di Sondrio IGT. L'Emilia incontra la Valtellina, come è andato questo incontro? Ma per noi benissimo, è sempre comunque un piacere portare fuori il proprio territorio dalle mura, diciamo, perché noi fondamentalmente, noi italiani siamo dei feudi ancora, perciò già varcare la provincia è già un andare lontano. Portare fuori una gastronomia è portare fuori parte del territorio, portare fuori un pezzo del nostro cuore. Leitmotiv della serata al Campelli, la storia e la tradizione del rispetto, sia per la natura che per l'abilità umana, tramandate di generazione in generazione. Vengo da una famiglia che da 6 generazioni gestisce la stessa attività, perciò la classica trattoria in campagna, mio papà, mio nonno, la bisnonna. Io mi definisco cuoco, non chef. Chef è una parola, l'abbiamo ereditata dalle nostre cucine francesi. Il cuoco è quello che sta in cucina, quello che lavora 20 ore in cucina, quello che si suda la cucina, con grande soddisfazione ma con grande spirito di sacrificio. Quello tengo a sottolinearlo. Cosa abbiamo sempre fatto in campagna? Quello che la campagna offriva, perciò tutti i prodotti della terra legati alla stagione e prodotti dei gran salumi. Stasera abbiamo presentato i nostri salumi, culatello in primis, la pancetta, lo strolghino, il cengentile, la spalacotta. Tutti prodotti nati nel Medioevo, tutti prodotti nella nostra terra. Ancora un'occasione di scoperta, un viaggio attraverso la cultura del palato, condiviso da un pubblico del buon gusto, numeroso e altamente motivato. Proseguono i nostri incontri enogastronomici, abbiamo un grande successo da parte della nostra clientela. Chiaramente continueremo a proporli e speriamo di fare sempre meglio, quindi per il momento sono molto contento. Ai cultori della buona cucina non resta dunque che attendere il prossimo appuntamento. Pensavamo di proporre il Plateau Royal, ostriche tutte crudite di pesce, aragoste, qualcosa di questo tipo qua. Comunque è un'anteprima, quindi poi vedremo, speriamo di andare avanti anche con altri incontri di questo genere.